I suoi figli spirituali ne custodiscono qui dal 2006 con venerazione le spoglie mortali nella casa dove Don Divo è vissuto 50 anni e più fino alla morte in questa modesta cella accanto ai 12.000 libri della biblioteca sulle colline di Settignano sopra Firenze. Spirito inquieto, monaco, teologo e poeta, saggista e scrittore prolifico, fondatore della comunità Figli di Dio. E anche se il nome non è noto al pari di Don Milani o la Pira, anche Don Divo Barsotti ha fatto a Firenze la storia della Chiesa del Novecento. Ecco perciò l'occasione oggi di conoscerlo meglio al seminario arcivescovile per i delegati del convegno ecclesiale sul nuovo umanesimo in Gesù Cristo e per capire come Don Divo interpreterebbe appunto questo tema. Don Divo direbbe semplicemente che solo in Cristo l'uomo può conoscere Dio, il mistero di Dio e il suo stesso mistero, perché appunto nel suo pensiero e nella sua spiritualità, diciamo, si focalizza tutto su Cristo come rivelatore del Padre e come salvatore del mondo. Ho trovato nella sua spiritualità, per il poco che conosco e per il poco che ho frequentato, un come vivere davvero, come dare un senso alla propria vita e vivere il messaggio della radicalità cristiana. Vivere a fondo e capire fino in fondo che cos'è il cristianesimo. Mi ha colpito una frase che il cristiano è per sua natura anarchica. Ci vedo in questo in una ricerca profonda di quello che vive l'umanità, perché anche in quelle cose che possono sembrare più distanti dal Vangelo, invece, come abbiamo visto anche in quello che abbiamo vissuto in questi giorni di convegno, c'è sempre una presenza di Gesù, e che noi dobbiamo essere bravi nell'ascolto, nell'attenzione, nella passione per l'uomo, per l'umanità di oggi, cercare di tirar fuori.